Buonasera a tutti, benvenuti a questa nostra presentazione di questo progetto. Voglio ringraziare tanto i ragazzi, gli insegnanti, ma voglio ringraziare a nome dei ragazzi, degli insegnanti, a nome mio di tutta la scuola, i presenti e quindi i sindaci dei comuni che sono qui presenti. Il rappresentante della provincia di Frosinone, della regione Lazio, ringrazio la oramai diventata amica di questa scuola, perché dall'anno scorso è un'amica di Open Coesione sicuramente, perché dall'anno scorso che ci aiuta e che ci supporta nel nostro lavoro, e quindi un grazie di cuore a tutti per essere qua. Che significa oggi noi partecipiamo all'International Data Day, cioè la giornata internazionale dei dati aperti. Tutte le amministrazioni ormai hanno l'obbligo di avere un sito.gov con una sezione dedicata alla trasparenza. E quale modo migliore per essere amministrazioni trasparenti e utilizzare proprio il sistema dei dati aperti? I dati aperti sono i dati a disposizione della cittadinanza, a disposizione della cittadinanza che in questo modo si spera ritrovi una maggiore fiducia e un maggior rapporto di collaborazione anche con l'amministrazione, l'amministrazione che è la scuola e l'amministrazione che è poi le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. È importante che i nostri ragazzi abbiano scelto già lo scorso anno con il progetto Scuola di Open Coesione il tema della coesione sociale. I nostri ragazzi sono cittadini attivi che hanno il compito di monitorare l'anno scorso un progetto, quest'anno un altro progetto finanziati dalla comunità europea, e poi renderli fruibili a tutta la cittadinanza e a chiunque ne voglia entrare, diciamo, a conoscenza attraverso proprio questo sistema degli open data. Quindi un grazie di cuore a tutti i presenti e iniziamo, perché a breve avremo un collegamento con Lecce, con un esperto di Open Data. La parola alla referente del progetto, la professoressa Angela Fianchi, che insieme alla professoressa Anna Di Paolo e a tutti i docenti della scuola e a tutto il personale della scuola sta portando avanti da 2 anni questo importante progetto. Grazie ancora per essere qui e insomma, cerchiamo di goderci il lavoro di questi nostri meravigliosi alunni. Grazie, volevo ringraziare di cuore i sindaci e il vicepresidente della provincia, dottor D'Amata, e voi tutti i rappresentanti delle istituzioni che siete qui presenti. La vostra presenza veramente dà prova di grande sensibilità verso il lavoro dei ragazzi e questo vi ringrazio di cuore. È stato molto bello vedere i ragazzi disseminati in tutta la provincia a caccia di voi sindaci per potervi consegnare le lettere di questo invito e poi postare la foto fatta con voi sui social come veramente un grande per loro. Ora, questa giornata è all'interno dell'International Open Data Day e abbiamo pensato appunto al centro di questo evento di porre gli Open Data. Intanto un ringraziamento speciale ai relatori che con la loro presenza danno un grande spessore a questo incontro. Quindi c'è un incontro al centro di Open Data. I ragazzi impegnati della quarta F, impegnati in questo percorso a scuola di Open Coesione, presenteranno il loro progetto dimostrando come, partendo proprio dagli Open Data che sono pubblicati sul sito di Open Coesione, loro possono essere cittadini attivi. Poi vi presenteranno, vi illustreranno il progetto che quest'anno stanno portando avanti
attraverso le visualizzazioni interattive dei dati che hanno raccolto. A seguire avremo la dottoressa Antonella Milanini, la nostra cara amica che ci supporta da 2 anni in questo progetto, che presenterà Francesco Pavicelli in collegamento da Lecce e ci racconterà la sua esperienza, è un grande esperto di open data e Lecce è uno dei posti, uno dei comuni più all'avanguardia in tema di open data. A seguire la persona più giusta, trattandosi di questo territorio, il Lazio, e trattandosi di open data. Sto parlando del dottor Simone Ossini, che è responsabile di Lazio Crea per il progetto Open Data della Regione Lazio, che spiegherà le opportunità open data della Regione Lazio. A seguire, chiudere, la dottoressa Silvia Turiziani, che ringraziamo per la sua presenza, che ci farà capire quanto pubblicare l'open data possa essere uno strumento di sviluppo per tutto il territorio. A chiudere, cari sindaci, i ragazzi del 4F vi faranno una proposta. Quindi a voi buon ascolto e un grande bocca al lupo ai ragazzi. Dai 10 migliori scuole in Italia, bravi.
Purtroppo in comune abbiamo avuto la difficoltà di avere io vendata per la pubblica amministrazione. Senza dare sul progetto Capite, il nostro lavoro di data journaling si vanifica. Senza il testo del progetto e i documenti che rendessero lo stato dei lavori, come possiamo valutare se quanto è stato approvato è in coerenza con quanto realizzato? Noi abbiamo richiesto i documenti del progetto Alanzio Innova a fine dicembre, abbiamo sollecitato, ma ci è stato detto che il progetto è stato completato, ma non potevamo darci documenti relativi per problemi di privacy, in quanto il progetto riguarda un privato. Le abbiamo comunicato che avrebbe potuto annegare i dati sensibili e che i proprietari del cinema erano d'accordo. Ci hanno detto che avrebbero messo un parere legale e ci avrebbero fatto sapere. Conclusione, per poter procedere il nostro percorso abbiamo chiamato Angelo Guarnieri, proprietario del cinema, e il giorno dopo abbiamo avuto il testo del progetto approvato. Ad oggi non abbiamo i documenti che attestano stato l'avanzamento del progetto. Soltanto in digitale e nelle sale adeguatamente attrezzate.
passaggio al digitale rappresenta una vera rivoluzione nel mondo cinematografico. Al fine di scongiurare la chiusura di numerose sale cinematografiche, la Regione Lazio ha approvato due avvisi pubblici per l'erogazione dei contributi dedicati all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico strutturale delle sale. E questo progetto ha risposto proprio al bando della Regione. E le sfide del processo di digitalizzazione del cinema. I paesi europei, in particolare l'Italia, come hanno risposto? Con questo grafico, che mostra che nel 2015 il processo di digitalizzazione del cinema in Europa ha fortemente praticamente concluso nei paesi più sviluppati, è a buon punto in quasi tutti gli altri paesi, e a giudicare da questi dati la sfida è stata vinta dall'Italia. In un secondo grafico, abbiamo analizzato i cinema nel Lazio che hanno ricevuto un finanziamento. Dunque vediamo che sono 14 cinema che hanno ottenuto finanziamenti per la digitalizzazione delle proprie sale. L'entità del finanziamento varia da un minimo di circa 30.000 euro a un massimo di 108.000 euro. Questo grafico mostra le regioni con finanziamenti pubblici e pagamenti effettuati per la digitalizzazione dei cinema italiani. Solo in 6 delle regioni italiane, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Puglia e Lazio, i cinema hanno potuto soffrire di fondi pubblici per la digitalizzazione delle sale. Poi ci siamo chiesti, qual è il feeling tra gli abitanti del nostro territorio e il cinema? E quindi abbiamo visualizzato i dati relativi all'affluenza di spettatori nel cinema Mangoni in Isola del Liri. L'andamento del grafico mostra come l'affluenza al cinema Teatro Mangoni in Isola abbia avuto dal 2007 al 2014 un trend fortemente negativo. Gli spettatori sono infatti passati da essere circa 70.000 in un anno a circa 30.000. Solo nel corso del 2015 questo andamento si è invertito. Diversi i fattori che potrebbero avere influito, tra cui una crisi generalizzata del settore in questi anni e un declino dei piccoli cinema, monosala e 2-4 sale, a favore dei cinema multiplex. Nel 2009 abbiamo infatti la nascita della multisala Sesto a Frosinone, riferimento dei cittadini del territorio. Il 2015 vede comunque un'inversione di tendenza ed un aumento degli ingressi rispetto al 2014, rispettando il dato nazionale che testimonia una ripresa. L'analisi di questi grafici mostra come nel giro di solo 8 anni, probabilmente in parte anche a causa del processo di digitalizzazione, il numero di impianti cinematografici con una sola sala o poche sale è sensibilmente diminuito a favore degli impianti con un numero elevato di sale, multiplex. Su questa mappa, da noi creata, abbiamo indicato tutti i cinema della provincia di Frosinone con la relativa capienza. E poi, dato che il cinema in Italia è stato e continua ad essere la cartina di tornasole della nostra società, ci siamo chiesti qual è lo stato di salute del cinema? Questi due grafici, realizzati grazie ai dati Cinedel, mostrano un andamento altalenante nell'ultimo quinquennio del numero di spettatori e dei relativi incassi. Ma comunque sono dati che mostrano una lieve ripresa. La SIAE conferma che la gente torna nei cinema e negli altri. Infatti nel 2015 gli ingressi in cassa sono in crescita. Il dato più significativo che abbiamo raccolto è probabilmente contenuto in quest'ultimo grafico. In Italia, ed ancora di più nel Lazio, il cinema è la forma di intrattenimento più scelta dagli italiani, probabilmente per la facilità di fruizione da parte di molti, probabilmente perché la spesa è accessibile ai più, probabilmente per la varietà di generi che possono soddisfare i più diversi gusti. Questo ci fa piacere e ci dà conferma del fatto che il nostro lavoro a favore della promozione del cinema potrà essere apprezzato da molti. I dati più interessanti, permetteteci di dire, e di cui sicuramente andiamo più orgogliosi, sono i dati primari, cioè quelli raccolti da noi. Siamo stati noi a scattare una fotografia del cinema nel nostro territorio grazie ai nostri questionari, Tu e il cinema e il cinema ai giovani. I questionari sono stati somministrati nella nostra scuola e diffusi attraverso i giornali online e i social con un enorme successo. Al primo abbiamo avuto 716 risposte e al secondo 276, anche perché somministrato solo qualche giorno. Dall'analisi dei questionari abbiamo rilevato numerose informazioni. La più interessante per noi riguarda la frequenza con la quale i giovani si recano al cinema, che è molto bassa.
meno di 2 volte al mese. In più rinunciano ad andare al cinema se questo non è all'avanguardia e preferiscono vedere i film a casa. Leggere questi dati da noi creati aiuta a capire meglio noi cittadini e i nostri bisogni. Saranno proprio i bisogni emersi a tracciare i nostri passi da seguire per essere bravi cittadini attivi. Del comune
ci tengo particolarmente alla sua presenza perché intanto è una persona generosissima, Francesco, in quanto è una persona che si occupa di open data fondamentalmente non solo per mestiere, ma per passione, e il suo sapere lo mette a disposizione non solo delle istituzioni per le quali il consulente giustamente deve essere pagato, ma molto spesso per le scuole. È stato uno degli organizzatori nel weekend scorso dell'Open Data Day che c'è stato a Lecce, dove si è svolto per l'intera giornata un hackathon, e dopo questa presentazione io gli darei la parola, perché il mio ruolo è semplicemente di mettere in piedi i soggetti e far sì che la trasparenza e i dati aperti siano un'opportunità per tutti. Quindi spengo il microfono, Francesco, ti do la parola, pregandoti di parlare chiaro e di fare silenzio in sala, perché i collegamenti sappiamo che viaggiano male in Italia. Grazie, buonasera a tutti, grazie per aver invitato, grazie alla scuola. Innanzitutto complimenti ragazzi, ho visto quello che hanno fatto, anche l'altro che si è formato, che dal punto di vista dell'accensione delle loro anime per fare quello che stanno facendo, perché secondo me è il vero ruolo della scuola, lo dico subito, secondo me la scuola deve accendere fuochi e non riempire secchi, e mi sembra che questa scuola c'è una recchia di cammelle. Detto ciò, parlerò abbastanza velocemente, anche se lentamente, della nostra esperienza su Lecce, ma in legame alla mia esperienza su Matera, che è la capitale europea della cultura, anche grazie a una parte del dossier si parlava di cultura aperta, di condivisione del sapere e del digitale. E per cui sono particolarmente contento, tra l'altro, vedo se riesco a condividere lo schermo, e vi faccio un attimo vedere, ditemi se si vede, e allora vediamo di condividere solo una finestra, ecco qua, vedete quello che sto inquadrando? Sì, fammi un segno, sì sì o no, ok. Questa classifica che voi vedete è la classifica del censimento degli open data per le città italiane. La Comunità Europea ha identificato in 10, fondamentalmente 10 aree, i dati più richiesti dai cittadini, che vanno dagli orari dei trasporti pubblici, ai vari contratti, ai nostri soldi, quindi sulla statistica sulla criminalità, piuttosto che permesse a costruire, eccetera. Il Comune di Matera di Lecce in questo momento sono i primi due punti in Italia per qualità e attinenza di dati relativamente a questo censimento. Che vuol dire che la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni, hanno un patrimonio informativo di dati. Patrimonio perché è la ricchezza. Ed è a disposizione di tutti, perché noi abbiamo già pagato le nostre tasse. La difficoltà è far fruire questa ricchezza all'esterno e fare in modo che l'esterno ricorda l'importanza. Allora, nel cogliere l'importanza, i percorsi che state facendo voi con le questioni sono, che dire, sono il massimo che si possa volere dalle scuole. L'altra parte è la pubblica amministrazione, ho sentito prima che si parlava di open data, di open governance data, sì, la pubblica amministrazione, la parte governativa, rilascia dati, ma deve capire quali sono i dati più importanti da rilasciare, perché la differenza del portale sulla trasparenza, dove già è codificato, è codificato in grande da fornire, nell'open data può sapere dove dovrebbe dovere, quindi per ingaggiare in territorio, per già la collaborazione, la partecipazione e la collaborazione, io devo dare dei dati che siano di appiglio, siano sexy. Francesco, scusa se ti interrompo, torna in video così diciamo chi ci seguono meglio. Sì. Hai mandato in cambio, non sei tornato. Ok. Sì, perché tanto la cambierò. Quindi che succede? Che la pubblica amministrazione ha anche la necessità, che lo dico perché mi sembra di partire, ci dice basta partecipare alla legge Lazio, mi sembra un braccio alla mano importantissimo, perché la partecipare alla legge Lazio è una delle più invidiate in Italia dal punto di vista dell'informatica e dal punto di vista dell'efficienza.
criteri specifici o in zone specifiche, perché quelle date devono essere accompagnate dalla cultura dell'informazione, da chi serve e perché serve. Allora, i ragazzi stanno lavorando sul portale dove questo, benissimo, però lì sono solo alcuni dei dati a disposizione della cittadinanza e della comunità. Altri dati sono quelli nei cassetti della pubblica amministrazione, cioè sono i dati che di fatto oggi sono sui vari Excel, su questo termine, sui vari Excel, sui programmi di proprietà di Microsoft o altri, che sono presenti sulla scrivania del funzionario comunale, a tutti i livelli, dal punto di sola fino al punto di vista. Poi, se si ha la fortuna di avere una partecipata, un sistema informativo trasversale a alcune amministrazioni del tempo, ma di fatto queste informazioni sono in possesso solo di alcuni. Allora, noi cosa abbiamo fatto adesso? Abbiamo creato dei tavoli partecipativi. Abbiamo creato un team operativo open data con una contaminazione all'esterno, quindi oltre ai funzionari interni di organizzazione che ho chiamato rappresentanti delle scuole, degli organi professionali, e sintomatico di quello che è successo che sabato c'erano 400 persone a fare l'open data, ingegneri, giovani, insegnanti scolastici, ragazzi che hanno partecipato ai workshop di giornalismo, sui dati geografici, sulla mappa nuda. Mappa nuda, non so chi vuole conosce OpenStreetMap. OpenStreetMap è una piattaforma aperta e collaborativa che fornisce lo cosiddetto open data comunitario, cioè alla strego di bene io posso prendere questi dati per fare tutto ciò che voglio con il mio unico obbligo di citare la fonte e permettere agli altri di utilizzare questi dati. Bene, il comune di Lecce che ha fatto? Aveva delle profonde lacune, alcuni dati all'interno, vi faccio un esempio, la localizzazione delle breakfast piuttosto che delle produttive, delle farmacie, degli insegnanti. Sì, avevamo l'elenco, gli open data del governo sono stati forniti, sono molto migliorati, nel senso che la geografia funziona è abbastanza sbagliata. Quindi abbiamo fatto quello che molti ragazzi delle scuole, nel dare una mano comune per affinare questi dati. E quindi i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi hanno, vi faccio vedere una cosa che sicuramente è in teoria, hanno aiutato il comune a risolvere, tra virgolette, a risolvere le proprie mancanze. Quello che voi vedete in questa mappa, questi sentieri rossi, sono le linee dei trasporti pubblici urbani. Sono state tracciate dai ragazzi, perché ho fatto installare un programma semplicissimo sul loro cellulare, il programma open source. Loro hanno acceso il cellulare e con tramite il loro GPS hanno tracciato il percorso che facevano i bus. E oltre a tracciare il percorso anche le fermate. Sono stati riportati questi dati in ufficio. E i dipendenti della comunicazione, l'ufficio grafico che hanno i dati e restituiti la comunità di comunità. Quindi il cerchio si è chiuso. Il comune ha molti ragazzi che hanno acquisito una loro competenza specifica e a sua volta restituiti i dati tecnici per fare qualsiasi cosa. Che cosa ha permesso questo? Ha permesso che l'anno scorso, ad ottobre, è stato lanciato un contest, cioè un concorso su cui utilizzarsi i dati della comunità. Per farsi qualsiasi cosa, una visualizzazione, un'altra, un un'altra, hanno partecipato in 45 di varie, molte scuole anche di Lecce, e quindi abbiamo creato anche una piccola microeconomia, perché la prima prezzo erano 3.500 euro, però per un ragazzo che magari sta facendo un modo di lavoro, soprattutto magari l'ultimo anno di uno studio di tipo tecnico, tra l'altro a mezzo di momento, secondo me era scontato. Addirittura a Valencia, a Matera, 2 anni fa, noi abbiamo fatto la stessa cosa e contemporaneamente abbiamo anche creato una cultura digitale delle scuole elementari e medie con un progetto che si chiama Code Dojo, cioè l'insegnamento del codice di rete. Bene, hanno fatto di dove andare, come dicevamo, i ragazzi, dei bambini, 10 anni, l'insegnante ha fatto una cosa che secondo me è la
questo lato delle investite sul futuro di cittadini e ragazzi è una delle sette motivazioni per l'incorporazione. La comunità europea ha detto che è sicuramente visionario e innovativo il fatto che questa è un esperto sul futuro di questi ragazzi, dato di quello che la scuola normalmente non dà, che sono gli strumenti per capire la realtà e poi sviluppare le sue e competenze digitali. Tornando in realtà, poi penso di concludere, noi abbiamo anche raccolto in ottica inclusiva anche per chi è svantaggiato. A Lecce abbiamo fatto un albero, una maratona informatica, coinvolgendo 50 disabili di colori, le parteci, gli abbiamo chiesto se impariamo a fare i luoghi accessibili da disabili della città. Gli abbiamo insegnato come si fa, loro ancora oggi questa mappa continuano a realizzarla. I bambini verdi sono i luoghi accessibili dai disabili, quindi ci sono, non ci sono scalini, sono accessibili in tutti i luoghi, non c'è bisogno di prendere l'ascensore con qualcuno che ti mantiene la porta e così via. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una mappatura dinamica permanentemente, si aggiorna permanentemente, i luoghi e sul campo ci dicono in tempo se sono accessibili o meno. Qual è il campo di dati, di vita, di università, di comune? È stato un percorso culturale molto complesso. Io ho semplicemente fatto notare che questi dati ad oggi non esiste, e concepire una città come Lecce, una città votata al turismo, l'anfiteatro principale aperto al pubblico, dove ci sono, diciamo, attrazioni teatrali dentro, non sono accessibili da una persona anonima. Sempre attenzione, sono accessibili da una persona carrozzella, non accessibili da una passeggina di una mamma che aveva un bambino. Quindi il concetto di accessibilità è trasversale. È stato attivato, adesso sto facendo, se è una dipendenza, qualcosa che poteva accenderci. Che vuol dire? Che in realtà sono degli strumenti, non sono dei fili, sono degli strumenti, innanzitutto per analizzare cosa manca all'interno della pubblica amministrazione per poter coinvolgere i cittadini e in più per analizzare quelle che possono essere delle mancanze che si trovano. Due, è un'occasione importantissima, di quella dei sindaci, è un'occasione importantissima per il proprio consenso. Perché se io riesco a coinvolgere la popolazione e la popolazione mi dice ho i soldi dati che vuole il comune che fornisce, si crea una cosa che è impalpabile, ma che è fondamentale, che è la fiducia. La fiducia verso l'istituzione. L'istituzione che segue, io do una mano, e parlo di sé, che partecipa in un processo appunto di governo della città, se vogliamo, dando un piccolo contributo, e contemporaneamente il sindaco toglie tutti gli ali tipici dei cittadini che vogliono essere sempre con le istituzioni, non è così. Si ritorna a fare quello che penso era appunto negli angolari greci, dove si parlava di 40-50.000 persone e si dice che sia cosa fare. Spero di essere stato utile. E quindi insomma il tuo intervento è stato veramente gratissimo da parte di tutti quanti e credo che hai aperto con il tuo intervento le menti di tutti sul tema degli open data. Chi poteva avere qualche perplessità, credo con i tuoi esempi hai manifestato insomma che ci possa essere attraverso la trasparenza e i dati aperti una partecipazione democratica virtuosa alle amministrazioni pubbliche e la scuola possa promuovere come dire, quella cittadinanza attiva che ha la testa ben fatta, come ci dice Edgar Morena. Quindi grazie tantissimo e niente, arrivederci alla prossima occasione perché Francesco, informazioni che do alle insegnanti, a titolo credo completamente quasi volontario e gratuito ha realizzato dei robot su Telegram che possono essere utilizzati come progetti didattici, uno specifico sulla Divina Commedia che è tutta quanta inserita in questo robot e i ragazzi utilizzando gli strumenti informatici possono fare attività didattica sulla Divina Commedia senza rompersi le scatole, perché noi ci siamo rotti per generazioni le scatole sulla Divina Commedia. Invece prego Francesco, ti dai un punto.
si progetta anche sulla sulla piattaforma trasversale, cioè trovare cellulare, computer, permesso, cioè quello che intende, e cercare di dire come la bot dovrebbe essere la commedia, questa è una cosa che devi interrogare, per tanto o per tanto. Qual è il progetto didattico? Per sicuro. Le insegnanti per 15 giorni e tanto ragazzi e studiano un campo. Questa cosa già di per sé è molto destabilizzante per gli insegnanti, perché fa parte della mezzo, non mi è benedetto, che è quella della chat, no? E se vogliamo ragazzi ascolta, sono costretti a non fare più soltanto i tempi o usare quelle cose che stanno essere, ma capiscono di evitare, questo sono strumenti che devono studiare. In più, è vero, le cose meravigliose, questi ragazzi fanno emergere proprio sensibilità, perché magari a me lo viene, può lavoro di niente, poi viene un medico, ispirare le cose, a fare più colore, ispirare l'arte, ispirare la musica, ispirare i corsi, ispirare il chimico. Quindi l'insegnante stesso scopre di altri versi dei ragazzi, che avrete mai dovuto conoscere, la classe che si è formata, tramite questo strumento di entrare a fare la cosiddetta feedback class, cioè una classica volta dove si studia i compiti che si fanno a casa e poi dopo 15 giorni ci si incontra. Poi voi dici ragazzi, raccontano perché c'è un'esperienza, o non faccio il processo di un chiedo, lo spieghiamo sul muro, sulla lampada, e insieme ragazzi, prendiamo i due, ha detto, siamo le volte, per cui voi adesso ne potete presentare il campo 26, il campo 6, eccetera, trovate lì, trovate i ragazzi che sono 10 membri che hanno capito, che non sono diventati, e alle domande a provare, probabilmente la croce di vita, la società della vita italiana, probabilmente ci tengono più partecipo perché il progetto di divulgazione di Dante, ma anche di genere contemporanea d'arte, di castella di vent'anni, con bisogno di commenti, preziosissimi, in realtà, non riparavano se fatto dell'arte, sono due secoli fa. Io rendo un nuovo contemporaneo d'arte di casa digitale e finalmente dopo questa demonizzazione digitale, una cosa di opere e non un normalissimo strumento dello sangue quotidiano. Grazie Francesca. Società in house della Regione Lazio. Ha curato la realizzazione di sistemi per i settori di intervento regionale del lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'agricoltura, del territorio e dell'urbanistica, del personale regionale, del bilancio, della cultura e del turismo. Inoltre ha curato la realizzazione del portale Open Data per la Regione Lazio, dati.lazio.it. Oggi ci illustrerà le opportunità in tema di open data che la Regione Lazio offre al territorio. Grazie. Questo funziona? Sì. Funziona. Grazie a tutti. Innanzitutto, buon 8 marzo a tutte le donne che sono in questa sala. Insomma, mi sembrava dove. E poi anche un ringraziamento, diciamo, personalissimo ai ragazzi. Io sono personalmente orgoglioso che nella mia regione ci siano ragazzi come voi, e orgoglioso del fatto anche che ci siano professori, insegnanti che mi hanno seguito in questo percorso e che avete dimostrato una consapevolezza rispetto a un tema per certi versi così di nicchia, ancora di nicchia, straordinaria. Io dicevo prima alla professoressa, ero, come dire, strafelice, quindi sono anche orgoglioso di stare qui con voi, soprattutto con voi.
Detto ciò, rispetto alla storia del progetto totale, diciamo, della Regione Lazio, voi dovete sapere che non siamo sempre stati così all'avanguardia. È vero che qualche tempo fa siamo stati premiati a livello nazionale come miglior portale commentata in Italia. Primo progetto è l'ambito delle diverse agende digitali regionali. Premio è stato dedicato addirittura dal Presidente. Zingaretti ci tiene in particolar modo ai temi relativi all'innovazione tecnologica e soprattutto ai temi relativi all'apertura dei dati. Non siamo sempre stati così chiusi, tutt'altro. La legge sugli open data regionali è del 2012. Quando fu approvata, diversi portali regionali erano stati realizzati, quindi non avevamo un gap, un ritardo rispetto alle altre regioni. Diversi anni. La missione che ci può affidare è quella di colmare questo gap nel più breve tempo possibile. Ovviamente questo è stato un vantaggio per noi, perché quello che abbiamo fatto è stato quello di studiare quelle che sono state le migliori esperienze in Italia e di prenderle in meglio. Poi diciamo, i risultati ovviamente sono a vostra completa disposizione, quindi dei giudici poi alla fine sarebbe voi, diciamo, al di là della targhetta che ci hanno dato. Io parto da un duplice assunto. Un dato pubblico è un dato di tutti. Un dato pubblico è un dato aperto. Quindi in questo caso lavorare per esempio in una macchina così complessa come regionale, dove le competenze istituzionali che copre la regione sono davvero moltissime. Lavorare in una regione come la Regione Lazio, che diciamo per una sua storia in qualche modo, per così tanti anni aveva, come diceva prima il collega Pesce, chiuso i cassetti, lavorare per fare in modo che questi cassetti venissero aperti, che si cominciasse lentamente a liberare parte del patrimonio pubblico, è stata una fatica, diciamo, notevole. E devo dirvi che siamo semplicemente all'inizio. A che cosa servono gli open data? Servono per trasparenza, diciamo prima, servono per migliorare la vita delle persone. Dopo magari vedremo un banalissimo esempio. Servono per creare valore. Valore in che senso? Valore anche economico. I dati che noi mettiamo a disposizione non hanno, come dire, non abbiamo l'ambizione di in qualche modo individuare i modi di utilizzo. Noi li mettiamo a disposizione, dopodiché sta agli utilizzatori farne ciò che vogliono, perché per l'appunto un dato pubblico è un dato aperto e quindi un dato di tutti. La Regione Lazio, come dire, ne è proprietaria solamente in quanto produttrice, dopodiché l'utilizzo del prodotto. Come giustamente dicevate prima, un dato anzitutto deve essere, come dire, riutilizzabile, aperto, non deve essere proprietario. Ma io aggiungerei di essere anche in qualche modo ricercabile. Non so se avete visto altri portali, diciamo, sui open data, spesso trovare un contenuto di interesse può essere, diciamo, in qualche modo complesso. Nel portale che abbiamo realizzato, la categorizzazione delle informazioni è abbastanza semplice. Per ogni singola categoria che corrisponde, in questo caso una delle competenze dell'amministrazione, ci sono dati specifici. Avremmo voluto, diciamo, semplificare ancora di più. Perché? Perché secondo noi l'ottica, quella giusta, è l'ottica dell'utilizzatore del dato, non certo quella dell'amministrazione. Il dato che mette a disposizione, poi siete voi che lo dovete utilizzare. Ancora, diciamo, non siamo riusciti a impostare il portale in questa maniera, insomma, ci riusciremo prima o poi. Quindi qui trovate, diciamo, più o meno le categorie,
che sono fondamentalmente tre misteri guidate su alcuni particolari ambiti di competenza della Regione Lazio, particolarmente complessi, che per fare in modo che siano in qualche modo più comprensibili, ecco, hanno avuto bisogno e necessità, diciamo, di un'applicazione che in qualche modo ne veicolasse una lettura più semplice. Allora, torniamo un po' ai tre obiettivi: trasparenza, miglioramento della vita dei cittadini, creazione di valore. Trasparenza. Come voi sapete, come l'istituzione della regione, come quella del comune di Roma, vivono, hanno vissuto, diciamo, momenti particolarmente, diciamo, difficili, richieste, è successo un po'. In questo caso l'operazione, diciamo, di trasparenza fatta sui dati pubblici e in particolare sui dati di spesa è stata un'operazione, lo devo ammettere, di un coraggio politico straordinario, e adesso vi dimostro perché. Vi farò vedere però appunto un'applicazione che è un unicum a livello nazionale e che poi in parte è stata, come dire, raccolta anche a livello di governo centrale. Open Spesa raccoglie i dati relativi ai pagamenti eseguiti dalla Regione Lazio dal 2013 in poi. Sono complessivamente quasi 100 miliardi di euro. Potete immaginare quanti sono 100 miliardi di euro, sono cifre straordinarie, suddivisi per l'appunto per l'anno. Quindi, per esempio, nel 2013 la Regione Lazio ha pagato 46 miliardi di euro, nel 2014 avete visto 37 e così via. Per che cosa? Io ci siamo solo fermati, diciamo, alla cifra, quella parla poco. Allora abbiamo introdotto, ci siamo inventati, non abbiamo inventato niente in realtà, uno strumento di visualizzazione e di navigazione, di navigazione di quella che è la struttura di un bilancio di una grande pubblica amministrazione. E questo secondo me può essere anche interessante, perché il bilancio di pubblica amministrazione, qui ci sono per l'appunto sindaci, quindi amministratori locali, è organizzato per missioni e per obiettivi. Quindi le missioni contenute all'interno del bilancio regionale vi dicono subito su quali, diciamo, argomenti, adesso so se vediamo un po', i soldi dei cittadini vengono spesi. Allora, per esempio, sulla sanità, qui siamo sempre sul 2010, sono stati pagati per mandare avanti il sistema sanitario regionale, che sono ospedali, sono strutture sanitarie convenzionali, sono prestazioni, sono farmaci, eccetera, eccetera. 11 miliardi e mezzo quasi di euro, che costituiscono il 74% di tutti gli importi che sono stati pagati nel corso dell'anno. Quindi capite bene già da qui di come la sanità pesi nell'ambito del bilancio regionale. Ci sono comunque anche altri riguardi: la mobilità, ossia il TPL, il trasporto pubblico locale, la convenzione con le ferrovie dello Stato, i soldi che la Regione Lazio per esempio è costretta a dare ad ATAC, che è l'azienda di trasporti di cui Roma, che non fallisca, diciamo, in maniera molto chiara, piuttosto che alle altre aziende di trasporto pubblico che sono nel territorio. 1.300.000 euro, una croce particolarmente importante. Servizi istituzionali e generali, 1.200.000, che cos'è questa cifra? Questa cifra è costituita fondamentalmente dal funzionamento della macchina regionale degli uffici annessi più altri uffici. Debito pubblico. Voi sapete che la Regione Lazio negli ultimi 15 anni ha accumulato 23 miliardi di euro
tassi agevolati e poi restituisce un po' la opera di questi importi, pagando anche una quota di interessi. Di questi 23 miliardi di euro di debiti, 13 sono solamente sulla sanità, che significa che fino a un po' di tempo fa la sanità del Lazio costava molto di più rispetto a quanto effettivamente la regione incassava dallo Stato e dai tributi, dai ticket, per poter far funzionare l'ospedale, eccetera, eccetera. Quindi 422 milioni di euro se ne sono andati per ripagare questo debito. E poi, diciamo, si sceglie ancora e quindi è possibile andare a verificare quali sono poi tutti gli altri importi che sono stati spesi per quanto riguarda le emissioni del bilancio generale. Questo strumento non è solo uno strumento di visualizzazione, è anche uno strumento di navigazione, perché attraverso questo tipo di strumento, che si chiama FIMAP, io posso entrare, posso scendere all'interno di quello di bilancio generale. Aspettate, ho scelto una missione che non è particolarmente parlante. Ecco, lavoro di formazione. Allora, a parte che ovviamente la spiegazione in qualche modo deve guidarvi all'interno di quello che è il bilancio del domani, quindi c'è anche una descrizione di quella che è la missione del bilancio. Quindi nel 2013 181 milioni. A questo punto, per ogni missione ci sono determinati programmi, perché non basta dire ok, ho speso 181 milioni per la formazione. Che cosa c'è fatto in particolare? E anche qui non ci siamo accontentati, perché sempre attraverso lo stesso tipo di strumento di visualizzazione abbiamo indicato quelle che sono le missioni collegate a quello strumento. Quindi, per quanto riguarda la formazione professionale, quindi i corsi di formazione che vengono finanziati dalla regione sono stati spesi, la gran parte dei soldi, 127 milioni, costituiscono rispetto alla missione collegata quasi il 71%. E questa formazione professionale è un'altra tipologia di formazione, che è quella che va a finanziare, a cofinanziare la parte relativa al Fondo Sociale Europeo. Quindi fondi europei ai quali è agganciato poi un finanziamento regionale, e poi c'è il sostegno all'occupazione, legge 3, quanto riguarda il 2013, la cassa integrazione. Adesso non so bene quale sia la situazione, come dire, della provincia di Frosinone, ma nella provincia di Roma, quella che conosco un pochino di più, tante aziende hanno richiesto l'accesso alla cassa integrazione, quindi lavoratori che fondamentalmente hanno perso il lavoro, sono andati in cassa integrazione a zero e hanno ricevuto un aiuto tanto dallo Stato quanto poi, perché la cassa integrazione è comunque finanziata, quanto poi dalla regione. C'è di più. Perché anche qui non ci siamo fermati alla semplice rappresentazione, siamo scesi ancora più giù. Quindi, andando sul sostegno in occupazione, trovate la solita, diciamo, lista. E a questo punto, sì, perché l'articolazione, diciamo, del dataset, che è fondamentalmente la fonte di informazione che fa alimentare questo tipo di applicazioni, ci sono anche soggetti che sono destinatari di quelli che sono i pagamenti. Non solo destinatari, ma noi possiamo andare a vedere soggetto per soggetto anche i singoli pagamenti che quel destinatario ha ricevuto. Andiamo su Sora, 574 mila euro. Allora, Sora in totale la regione ha percepito 10 milioni di euro in questi anni. Questi 10 milioni di euro sono stati pagati per servizi istituzionali e generali, probabilmente funzioni di sussidiarietà tra regione e per l'appunto il comune, mobilità, politiche sociali e famiglia, soccorso civile, sviluppo, sostegno dell'ambiente, enti locali, eccetera, eccetera.
con i quali questi soldi vengono pagati, la regione dovrebbe fare così, come si dice a Roma, chi prima arriva meglio alloggia. Ci sono dei livelli fondamentali, per esempio servizi essenziali. Per esempio il trasporto pubblico locale ha una sua priorità all'interno dei pagamenti che sono stati poi erogati per il comune di Sora. Come pure per esempio i fondi europei, come pure gli importi inferiori a 20.000 euro, queste sono regole un po' stucchevoli, diciamo, di bilancio, come pure il patto di stabilità relativo a, diciamo, gli enti locali. E poi c'è un quinto, uno di nuovo, nel senso, se ti ho staccato una fattura 300 giorni fa, è anche giusto che tu a un certo punto me la passi. E poi anche, diciamo, divertente vedere quando nel corso degli anni questi pagamenti sono stati erogati al comune di Sora. E soprattutto per che cosa? E qui arriviamo, come dire, seguendo l'alberatura delle informazioni, all'ultima foto. Il pagamento. L'ho preso a caso, non so veramente di che cosa si tratta. Ecco, si tratta di un delibero della Giunta regionale del 2014, ripartizione del fondo per l'equilibrio territoriale dei comuni del Lazio, parte corrente. Qui ci sono le informazioni relative al singolo pagamento, ossia l'atto regionale, la federica dirigenziale di regione, che ha per l'appunto dato inizio a tutto il procedimento di pagamento. Tipologie di spese correnti, spese a conto capitale, eccetera, eccetera. E anche il codice, diciamo, SIOPE. All'interno del codice SIOPE, a livello nazionale, confluiscono tutti i diversi pagamenti, diciamo, nazionali. Ora, questo singolo pagamento è l'ultimo tipo di informazione, quella più preambulare, per andare a vedere perché cosa vengono spesi i soldi di regione. Capite bene che questa operazione moltiplicata da un monte di 100 miliardi di euro è un'operazione di trasparenza impressionante. Se voi andate a vedere, per esempio, nelle altre regioni, una roba del genere non c'è. Quindi lo dico con orgoglio. E con questo esauriamo il tema della trasparenza. Miglioramento della vita dei cittadini. Adesso qui c'è una cosa molto... molto interessante. Esiste in Regione Lazio un sistema che rileva le presenze, e che abbiamo aggiornato in serie di minuti, le presenze delle file nei pronto soccorso. Questo perché, come sapete, un pronto soccorso, come ogni singolo caso, viene gestito in maniera diversa. Ci sono casi bianchi, gialli, rossi, e quindi Yeah.
in attesa solo, per esempio, un secondo record 4, i verdi 19. Oh, questo tipo di dataset può essere tranquillamente scaricato. Ossia, voi potete cliccare su un link e appunto scaricare questi dati e riutilizzarli. In che senso? C'è un ragazzo che ha qualche anno più di voi, ha 23 anni, e quando ha visto che avevamo pubblicato questo tipo di informazione, ha messo su in 2 settimane un'app, che tra l'altro sui giornali è stata anche abbastanza pubblicizzata, un'app disponibile sul Play Store per smartphone, dove alimentando questa con le informazioni prese dal contatto con l'ADA, ha reso ai cittadini questo tipo di servizio. Ossia, caro cittadino, hai un problema di salute, ti devi rapidamente rivolgere a un pronto soccorso, con questa app tu puoi sapere dov'è che trovi meno fila, soprattutto se è un problema, diciamo, di tipo urgente, di tipo di 2 anni. Questo lo ha fatto in maniera molto semplice. Ogni smartphone, voi lo sapete enormemente meglio di me, ha un servizio di geolocalizzazione. Il servizio di geolocalizzazione è stato integrato con uno strato cartografico aperto, fatto su Google Maps piuttosto che su OpenStreetMap. Su questo strato sono state georeferenziate le strutture di pronto soccorso. A ogni struttura di pronto soccorso è stata associata l'informazione che ogni 6 minuti viene aggiornata. In questo caso, utilizzando un dato messo gratuitamente a disposizione dalla regione, si migliora la vita dei cittadini. Questo è anche molto, molto banale. Adesso voglio un attimo concludere andando invece su un tema per certi versi ancora più interessante: come si crea un valore dei cittadini. Può sembrare in qualche modo banale, anche diciamo scontato, ma ci sono moltissimi professionisti della nostra regione che sono ingegneri, architetti, geometri, che nell'ambito delle loro attività professionali hanno bisogno di strumenti di tipo cartografico, ossia hanno bisogno di sapere come è fatta la regione, una carta vera e propria che ha diversi strati informativi. Questi strati informativi servono per il lavoro di tutti i giorni. Per esempio, uno degli strumenti più importanti di governo del territorio gestito dalla Regione Lazio è il cosiddetto piano paesaggistico regionale. Il piano paesaggistico regionale, dal punto di vista, diciamo, individua le aree vincolate, gli usi di tutto il territorio regionale, dall'altra però tutta una fonte di informazione per coloro che devono eseguire lavori di trasformazione, di manutenzione del territorio. Prima di aumentare, che cosa accadeva? Il geometra di turno, che aveva bisogno di questa informazione, doveva fisicamente recarsi in regione, individuare la parte di territorio che gli interessava, farsela stampare, andare alla posta, pagare il bollettino per i diritti di stampa, tornare in regione, presentare il bollettino pagato, ritirare la stampa, portarla in ufficio, digitalizzarla e lavorarci sopra per fare progetti, per esempio, che poi andava a figurare lo sorbettino dell'ordine professionale, architetti, ingegneri, geometri. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che forse era opportuno azzerare questa profila, che capite benissimo fa perdere tempo e soprattutto denaro, perché magari il geometra di turno, invece che spendere un giorno e mezzo per ottenere un pezzettino di informazione cartografica, e quindi perdeva soldi, perdeva tempo, poteva tranquillamente andarsi a prendere queste informazioni direttamente dal portale del dato. Allora, sull'urbanistica noi abbiamo contato moltissimo, ci sono una miriade di informazioni
informazioni e altre le metteremo a disposizione. Non siamo ancora riusciti a mettere a disposizione la carta di candidatura di Roma 5000, ma la scatola 5000 è uno strumento, diciamo, fondamentale. Però per quanto riguarda ad esempio il piano logistico, ogni strato informativo del piano logistico è stato reso disponibile sul portale Open Data. Quindi in questo caso il nostro geometra può tranquillamente andare a vedere sempre con un servizio di preview. In questo caso, adesso io non sono un esperto urbanistico, quindi non so dire esattamente che cosa siano i beni insieme, però in questo caso, nel caso in cui ci sia l'architetto che abbia bisogno di questo tipo di strato, verifica che quanto presente, diciamo, sul portale sia di tuo interesse, se lo scarica, lo sovrappone uno strato cartografico che già ha e comincia per l'appunto a utilizzarlo, risparmiando in questo caso soldi e tempo, denaro e tempo, e creando già valore per sé, per fare in modo che la sua presa individuale piuttosto che impresa di costruzione abbia oggettivamente un vantaggio. L'altra cosa che abbiamo fatto, poi chiudo, è quella di mettere a disposizione le comunicazioni obbligatorie che vengono prodotte in ambito regionale. Che cosa sono le comunicazioni obbligatorie? Nel momento stesso in cui voi, io ve lo auguro fortissimamente, il lavoro, che sia riuscito, siete laureati, che sia uscito dalla scuola, l'azienda che vi assume ha l'obbligo di comunicare telematicamente prima alla provincia, poi alla regione e poi alla regione al ministero il fatto che è stato effettivamente attivato un contratto di lavoro. È un obbligo normativo, un obbligo per legge, come fare per forza. Questo, diciamo, era previsto già dalla legge di Gaggi 2008. E poi per l'appunto è stato poi pian piano utilizzato da tutti. Nelle nostre banche dati ci sono dal 2008 ad oggi 25 milioni di comunicazioni, che non sono solamente attivazioni, sono cessazioni di contratti di lavoro, sono trasformazioni, cessazioni, attivazioni, trasformazioni e altri tipi di lavoro. A che cosa servono, diciamo, le comunicazioni intorno? Servono banalmente a capire come va il mercato del lavoro su tutto il territorio regionale. Immaginate una fase come questa, job act, i copro pro, i contratti di progetto che spariscono. Quali sono gli andamenti di preoccupazione? Come vanno, per esempio, i lavori stagionali? Quali sono le porzioni di territorio che in qualche modo sono dinamicamente più avanti e quali invece sono più in difficoltà? Dov'è che è meglio investire, e a livello pubblico che a livello privato? Avendo questo tipo di informazioni, un'impresa che decide per esempio di investire sul territorio può sapere dove è meglio investire, perché c'è un territorio magari più recettivo, perché ci sono vocazioni territoriali da un punto di vista imprenditoriale più forti rispetto, non so, a un'altra provincia. Questo perché le comunicazioni obbligatorie ovviamente ci sono anche i settori ad eco di utilizzo. Ecco, queste milioni di comunicazioni obbligatorie non le abbiamo messe a disposizione, le troverete sempre nell'ambito lavoro. Ultimissima cosa, e poi vi lascio il risultato di quello che ho fatto bene. Chi sono gli utenti di Open Data? Sono cittadini, ragazzi, imprese, per l'appunto che hanno anche valore, ma sono anche amministratori pubblici. Quando noi, per esempio, abbiamo organizzato Open Spesa, la cosa che ci ha più sorpreso è che tanti dipendenti regionali e tanti dipendenti
eccetera, del sistema informativo del bilancio, andarono direttamente su spesa a controllare se un determinato pagamento era effettivamente fatto. Quindi, accanto, come dire, agli utenti, quindi cittadini e imprese, poi ci metto anche le amministrazioni pubbliche locali che possono, e anzi secondo me dovrebbero, più lo utilizzano meglio è, utilizzare la piattaforma che abbiamo messo a disposizione, anche perché mi rendo anche conto che non tutti i comuni hanno la capacità di investimento che abbiamo avuto la fortuna noi di avere. Quindi mi rivolgo anche ai sindaci del territorio. Nel caso in cui vogliate, come dire, mettere a disposizione una parte vostro patrimonio informativo, un fatto di YouTube, questa piattaforma ha la possibilità di studiare anche i vostri dati, tra l'altro con una riconoscibilità dell'ente che vi ha prodotti. Prima non mi ricordo chi, forse Beatrice, si chiama Beatrice, diceva che un dato aperto deve necessariamente avere una sorgenza, oltre alla licenza anche sapere chi li ha prodotti. Tutto questo in qualche modo viene, diciamo, tracciato dal portale, per ogni singolo dataset. Insomma, ci andiamo. Ci sono informazioni relative e che cosa fa
abbiamo un piccolo video che la direzione ci tiene sempre che noi mandiamo in onda, quindi dura un minuto e mezzo, così almeno sapete con chi state parlando. Grazie. La sfida più grande è quella che
di cui io vi ringrazio tantissimo perché siete sulla nostra, ringrazio la Presi ovviamente, siete sulla stessa linea d'onda di Clazio sul territorio. Noi stiamo cercando di educare questo territorio a credere in se stesso, nel suo potenziale, a mettere a disposizione l'innovazione che c'è, perché è un potenziale che di fatto c'è. Ci sono moltissimi ragazzi come voi che hanno idee brillanti, hanno un po' paura di condividerle, non conoscono, come non lo conoscevo io, sono sincera, il lavoro straordinario che ha fatto LIGHT, giusto, per la Regione Lazio. E anche di questo noi vi ringraziamo, perché grazie a voi che se le nuove imprese nascono hanno un bacino enorme di dati cui poter prendere anche fiducia, perché attraverso la conoscenza, come dice, si acquisisce, io dico sempre, uno scudo che mi rende più consapevole, creare impresa consapevole, quindi che ha conoscenza del territorio attraverso i dati, perché la conoscenza solo così si ha. Sì, è vero, ci si può mettere ad andare a cercare pezzo per pezzo, come magari stanno facendo poi con grossa difficoltà, però abbiamo bisogno delle amministrazioni, abbiamo bisogno di voi, perché gli aspiranti imprenditori spesso e volentieri hanno bisogno anche del simbolo, del dato geografico. Il dato geografico è importantissimo, rivolgersi ad esempio al SUAP, e spesso il SUAP magari non è così pronto, informato, perché almeno a noi tornano poi queste, questa disinformazione, perché? Perché non c'è perché la gente non ha voglia di lavorare, semplicemente perché il dato non è messo a disposizione. Quindi un territorio cresce se c'è conoscenza, ripeto, c'è voglia, coraggio e fiducia nel mettere a disposizione i dati. Non bisogna essere, noi in questo territorio magari siamo un pochino, ci conosciamo, no? Siamo un po' chiusi sotto certi aspetti, siamo un po' gelosi magari uno dell'altro, c'è ancora un po' di campanilismo, quindi secondo me dovremmo cercare di veramente capire che non dobbiamo avere paura di nessuno fondamentalmente, che mettere a disposizione degli altri dati è la cosa fondamentale. Mi ha molto colpito l'app di cui parlava lei. Noi siamo immersi da giovani che vogliono fare app e che spesso hanno proprio la difficoltà poi di incastrare questi dati, che le app non sono altro che messa al sistema di dati alla fine. E mi ha fatto invece molto piacere vedere che qualcuno ci è riuscito, quindi io porterò questo esempio in BIC adesso tutti i giorni. Noi della Commissione Inverti abbiamo fatto un must, abbiamo l'unico luogo di co-working regionale che è presente in questo territorio, che vi invito a frequentare, soprattutto ragazzi, e facciamo anche noi le competition, quindi organizziamo gare in cui l'informazione la fa da valore. Quindi amministratori comunali, vi chiediamo di collaborare, noi ce la stiamo mettendo tutta per creare nuove imprese su questo territorio, ma un'impresa consapevole, ricca di conoscenza. Quindi aiutateci anche voi a fare in modo che questo territorio possa veramente dire la sua, perché ne ha veramente di potenzialità. Grazie a tutti. Grazie di cuore ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali.
Sì, ma mi avete sulla parte dei vostri impegni per venire ad ascoltare noi studenti liceali. Sapete che questo vostro gesto per noi oggi conta molto, perché ci aiuta a crescere nella stima di noi stessi e, cosa molto importante, nella stima delle istituzioni. E speriamo siamo riusciti a comunicarvi l'importanza di pubblicare Open Data anche per offrire un'opportunità in più al nostro territorio. E insieme speriamo che abbiate apprezzato il nostro impegno di cittadini attivi. Ce la stiamo mettendo tutta. Grazie. Ora vorremmo farvi una proposta che spero siate apprezzati come opportunità. Vorremmo invitarvi a pubblicare Open Data sul vostro portale istituzionale, Open Data relativi alle opere pubbliche che state realizzando nei vostri paesi. E tra un anno, al prossimo Open Data Day, faremo un monitoraggio di quanto realizzato. L'agenda digitale della Regione Lazio è per dirvi che loro sono pronti a supportarvi. Chi tra voi, e noi speriamo tutti, deciderà di aderire a questa nostra iniziativa, può inviare una lettera alla scuola in cui dichiara la propria adesione entro il mese di marzo, e non oltre, perché il nostro progetto termina alla fine d'aprile e noi dobbiamo poter dire quanto siamo riusciti a realizzare nel percorso di cittadinanza attiva. Sapete, tanti sono gli obiettivi che ci siamo prefissati e questo insieme al cinema sotto le stelle è uno dei più importanti e a cui teniamo di più. Aiutateci a realizzarlo. Angela Bianchi, una delle testimonianze di questa prospettiva di sviluppo attraverso i ragazzi. Non si parla di Europa questa volta, ma si parla di un settore intimamente legato alla nostra cooperazione territoriale, che è quella culturale, in particolare la cultura cinematografica. Il nostro territorio è famoso in questo senso, se pensiamo che la terra del Sorano, la Regina d'Italia, è tutta la resina. Abbiamo visto anche Marcello Mastroianni, Nino Manfredo, Nino Manfredo, la socialità legata al nome di Sofia Loren, ha avuto anche registi importanti come Fratelli Fragaria, eccetera. Quindi un progetto importante che in qualche modo coniuga il progetto di trasparenza e di democrazia attraverso il monitoraggio dell'avanzamento, quindi delle opere pubbliche e comuni del nostro territorio, consentendo l'accesso all'informazione da parte dei cittadini. Quindi io voglio ringraziare tutti i ragazzi, il corpo docente, per questo lavoro importante del nostro territorio, anche perché è vero che noi soffriamo una crisi economica sociale, quindi dobbiamo avere sempre più consapevolezza di uscire da una trappola e entrare in discussione. Uscire da una trappola significa avere appunto consapevolezza dei vari livelli istituzionali coinvolti in un processo di sviluppo, quindi realizzando una vera e propria coalizione improntata all'innovazione. Uscire da un'ulteriore illusione, perché per affrontare questa crisi è necessario il governo, cioè la decisione, ma soprattutto della governance, della condivisione dei progetti affinché possano essere realizzati. Quindi in questo senso vi ringrazio perché siete un punto di riferimento per le istituzioni. Quando ho ricevuto un email da parte della professoressa Bianchi che mi invitava a partecipare per dare forza alla progettualità dei ragazzi, io ho accettato volentieri, ma non siamo noi a dare forza ai ragazzi, ma è il lavoro dei ragazzi che dà forza alle istituzioni rappresentative. Per questo vi ringrazio. Grazie, intanto complimenti alla scuola, alla pensione, all'insegnante, agli alunni, ai relatori, a tutti coloro che
mondo della scuola, per cui devo complimentare in particolare con questi giovani, significa che la scuola va avanti. Io l'ho lasciata qualche anno fa, ma vedo che i giovani sono molto motivati, molto attenti anche alla cosiddetta cittadinanza attiva, appunto, e tutto ciò fa piacere. Complimenti, do subito la missione del mio comune per tutti quanti ancora la partecipazione. Complimento a tutti coloro con i collegamenti, con la dottoressa appunto che è stata efficacissima, e con il funzionario regionale, noi rappresentanti, io so di questa piattaforma a cui ogni tanto attingiamo. Volevo suggerire qualcosa, mettere in rete anche le pratiche che noi spieghiamo, che noi abbiamo con la Regione Lazio, tanto per essere esplicite, e sapere il percorso che la pratica fa presso la Regione stessa. Perché questo appunto, anzi, a questo riguardo lo dico così un po' seriosamente, se mi consente, nel senso che noi sappiamo dell'impegno di molti funzionari, ma sappiamo anche di quanto una pratica di nostro interesse, interesse per la cittadinanza, non solo per i sindaci, possa essere urgente anche nella definizione. Qui si pone però il problema del burocratismo e della burocrazia, non siamo in termini semplici, perché è pur vero che funziona benissimo, questo che faccio i migliori complimenti, però nel momento in cui la pratica passa al funzionario e all'operatore, e l'operatore trova i motivi più validi o più banali per fermare la pratica, allora in questo caso sarei pensa che in un mese o due mesi debba essere istruita, completata e restituita, e questo non accade. Tutto ciò ovviamente torna a discapito della cittadinanza del paese, a discapito degli amministratori, e soprattutto non dà una buona immagine di quella che è la pubblica amministrazione in genere. Quindi ben vengano appunto questi dati preziosissimi, e ripeto i nuovi complimenti, possibilmente ampliare e stabilire che nel momento in cui c'è una richiesta documentata da parte delle singole amministrazioni locali, provinciali, appunto, ci sia anche il percorso l'iter burocratico, e che non ci siano all'interno, diciamo anche noi stessi con l'amministrazione locale, perché anche noi magari abbiamo lo stesso peccato della burocrazia, però è bene che appunto nell'ambito regionale ci sia questa attenzione. Tutto ciò ci fa estremamente piacere. Comunque non vado oltre, complimenti ancora e ci sentiamo prossimamente. Sindaco Sette Frati, ingegnere Carlo Bertaroni, 20 giorni, tra l'altro sono un esperto di informatica, conosco la regione sotto l'aspetto online, sotto l'aspetto dell'informatica. Devo dire che comunque un passo l'abbiamo fatto, visto da uno che non critico, ma soprattutto operando sul territorio e crede da tantissimi anni su questo strumento. Strumenti stanno usando e che dà la possibilità a tutti di vedere in chiaro. Sono un dirigente della direzione generale di dell'Euro, per cui sa di cosa sto parlando quando parliamo poi di dati, eccetera. Dato i complimenti alla professoressa, ma essenzialmente ai grandi autori e attori di questo magnifico progetto. E adesso mi dedicherò al progetto dove, come sindaco anche di un territorio che racchiude in sé una serie di cose, compreso il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco Molise, un territorio interessantissimo sotto l'aspetto anche delle acque, sotto l'aspetto dei terremoti, sotto l'aspetto della cultura ecclesiastica. Così, ci ha omaggiato il Papa a giugno, trasferito, ha fatto diventare una chiesa quasi importante in Basilica. Ma questo per dire elementi su cui lavorare su un solo progetto, tra l'altro. Noi definiamo le vie di Carroll,
collettiva, il Papa è stato assentato nel 85 e abbiamo fatto con il Ministero un progetto che si abbiamo chiamato le vie di casa, dove racchiude una serie di cose, pochissime, non anticipo. Ma come dire, ancora di più per la regione Lazio, che non lo sa, e da Roma, lo ripeto, forse da più di 40 anni, per un'altra di età reale, che taglia le vie, è venuta a copiare la linea contenente a settimana. Questo per dire loro, che saranno loro a portare avanti tutto ciò che nella nostra società, nella nostra terra, rispetto alla signora della piccola Lazio, che giustamente talvolta dice: ma cosa facciamo qui? Andiamoci. È chiaro, se noi non abbiamo, come dire, i dati, se noi non abbiamo questi progetti immediatamente, attraverso, oggi ormai siamo arrivati al punto focale, al punto essenziale, attraverso la digitalizzazione, ma sì, partiamo questo effettivamente. Quindi grazie Regione, grazie Presse, grazie ragazzi, vi aspetto tutti, anche la Regione. Grazie. Una bella foto con tutti.